Un lungo applauso. È così che il popolo dei Giochi delle Porte sabato scorso ha accolto il Palio 2013, nel momento in cui il suo artista, Jacopo Scassellati, lo ha girato ed offerto in visione al pubblico nella chiesa di San Francesco di Gualdo Tadino. Un San Michele Arcangelo che dall'alto protegge quattro cavalieri dai volti lividi e urlanti che rimandano all'arte metafisica e visionaria del giovane artista sardo, di cui è in corso fino alla fine di novembre la personale presso la stessa chiesa di San Francesco. Il palio, sponsorizzato dalla ditta Pallucca e che è stato illustrato nei suoi contenuti tecnici dal direttore del Polo Museale Cittadino Katia Monacelli insieme alla collega Elisa Polidori, è stato quindi trasferito presso la cappella dedicata a San Michele Arcangelo nella chiesa di San Benedetto con un corteggio di balestrieri ed autorità dell'ente giochi. Lì resterà fino a domenica 29 settembre, giorno della disputa del palio. Mi sembra che abbia, come dire, saputo interpretare e cogliere i significati dei Giochi delle Porte, non riducendoli all'aspetto superficiale, estrinseco, come dire, come molto spesso capita. Ecco, negli ultimi tempi abbiamo visto un po' in eccesso o di somari, o di stemmi, o di loghi, o di altro, che viceversa sono l'aspetto più appariscente, più emergente, ma quello che bisognerebbe interpretare è lo spirito dei giochi. E credo che il nostro pittore sia stato in grado di coglierlo in maniera efficace.